Io sono Elvira Zaccagnino, sono la direttrice della casa editrice. Devo dirvi che sono molto contenta e anche emozionata di essere in questo luogo che per la cultura italiana è il massimo, diciamo, della cultura. È un po' un tempio sacro per noi. Esserci con un libro di uno straniero, questo io lo colgo come un segno importante anche per la casa editrice. Significa che in fondo quelli che sono i passi che abbiamo mosso fin dall'inizio, a partire dalle differenze, la marginalità, che possa essere anche al centro del nostro itinerario culturale, vuol dire che se attraverso Ben siamo arrivati al Tempio della Cultura Italiana, forse non abbiamo smarrito ancora, e ci sforzeremo di farlo, di non farlo mai, di non smarrire mai, la rotta. Stiamo tenendo, si direbbe botta a Roma, stiamo tenendo, diciamo, stiamo tenendo la strada. Il vento ha scritto la mia storia non è un testo novità, è un libro che è uscito nel 2017, e se si presenta ancora, e si presenta dopo 2 anni, e si presenta qui dopo 2 anni, vuol dire che questo è un libro che ha generato e ha messo in moto, dopo la sua uscita, tutta una serie di opportunità, di occasioni di incontro che continuano ancora. Per il mercato editoriale le novità si bruciano rapidamente, i libri si bruciano rapidamente, dagli scaffali scompaiono anche dopo 3-4 giorni, dopo una settimana, dopo un mese al massimo, dopodiché non se ne parla più. Se invece questo piccolo libretto di un autore assolutamente sconosciuto, di una persona come tante, normali, cioè uno che non ha ambizioni, che non ha scritto per ambizioni letterarie, viene presentato ancora dopo 2 anni, da noi viene ristampato continuamente, vuol dire che questo è un libro che ha qualcosa da dirci. E stasera proveremo a capire che cosa ha da dirci ancora questo libro. Sarebbe un libro già vecchio perché è un libro che parla di Ben. Io ho il compito di presentare chi siede a questo tavolo, però se uno vuol conoscere Ben Benjamin deve leggere il libro. Perché qui lui scrive di lui quando era nel suo paese, scrive perché a un certo punto non ha più potuto essere lì, è stato costretto a fuggire per un abbraccio. È così il titolo del paragrafo del capitolo nel quale parla, dice proprio le ragioni, quell'abbraccio che ha traditore, insomma, un abbraccio tra amici, che però lo ha fatto diventare, il giorno dopo sono andati a cercarlo perché era con i ribelli, aveva fatto politica, poteva fare politica. A partire da quel momento comincia un altro percorso di Ben, molto simile a percorsi di cui abbiamo letto, di cui sappiamo, di tanti migranti, le solite storie, quelle che qualcuno oggi vuole cancellare o dire che sono dei bugiardi, stanno fingendo, invece no. La palude di Atene che Ben ha vissuto sulla sua pelle è ancora la palude di Atene ed è la palude che in molte zone del sud, del Nord Africa, diversi migranti continuano ancora a vivere, a sperimentare. Quindi Ben è in questo libro e quando abbiamo scelto di pubblicarlo, perché ce l'ha proposto Don Salvatore Pio Liopizzi, semplicemente perché per una connessione strana, incidentale, ma nulla incidentale in alcune cose, la comune conoscenza di Don Tonino Bello, per cui secondo Don Salvatore potevamo essere noi la casa editrice che poteva restituire anche un segno di riconoscenza a Benjamin, noi l'abbiamo pubblicato. E questo libro però dopo 2 anni continua a girare e ci sarebbe molto altro da raccontare, molto altro da dire. Noi oggi ci fermiamo qui alla lettura di questo testo e lo facciamo con Sevgi Dogan e con Don Salvatore Liopizzi. Abbiamo scelto questa formula, ognuno di loro ha letto il libro. Ci parlerà del libro dalla lettura che loro hanno fatto, faranno delle domande a Ben, però Ben risponderà alla fine ad entrambi, quindi ci gusteremo
la presentazione di questo testo attraverso la lettura che sia la dottoressa Dogan che Don Salvatore hanno fatto. Chi è Sevgi Dogan? È una ricercatrice universitaria di origine turca, sì, di origine kurda, turca, diciamo. Kurda turca. In Italia da 7 anni, sì. Collabora con l'Università di Pisa, la Scuola Normale di Pisa, sì, la Scuola Normale di Pisa, e soprattutto i suoi studi sono sulla filosofia moderna, politica moderna, con un focus particolare su Antonio Gramsci e Rosa Luxemburg. In questo momento sta traducendo in turco le lettere dal carcere di Antonio Gramsci, i classici che ritornano e che è importante far ritornare in un mondo che è sempre più globale. A lei appunto vorrei chiedere di cominciare a introdurci in queste pagine del libro. Ringrazio tanto per questa introduzione. Adesso ringrazio tanto anche all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana per questo invito, che io trovo molto importante parlare di questo libro. Io cercherò di leggere il mio testo perché ho paura del mio italiano, quindi voglio essere più prudente, diciamo. La vita è piena di incontri. Conoscere questo libro attraverso un incontro con il professor Saverio Ricci mi ha messo in contatto con realtà diverse ma allo stesso tempo collegate fra loro e mi ha portato di nuovo a riflettere sui problemi politici nella società attuale in modo filosofico-storico. Si può dire che è un libro sulle coincidenze. Queste determinano la vita dell'autore. Il vento ha scritto la mia storia, è un libro reale, coraggioso, drammatico, doloroso e molto stimolante. Tra frontiere, mercato nero dei trafficanti, di merce umana, fame e freddo, Benjamin Somai non si mette mai di lottare. La realtà che ci racconta Benjamin Somai mi è molto familiare. Vite diverse in diversi paesi, ma tante sono le similitudini. Mi ha riportato alla mia infanzia. Anche noi portavamo le scarpe di gomma, per esempio. In casa parlavamo anche noi il curdo, mentre alla scuola dovevamo imparare la lingua ufficiale. La storia di Somai ci mostra 3 diverse questioni, quella del curdo, delle donne, dell'immigrazione, che tutte insieme riportano alla crisi dell'umanità, alla sua realtà dolorosa. Basandomi su questa realtà, cerco di raccontare il significato di questo libro. Benjamin Somai è stato in grado di sintetizzare molto bene i problemi sociali e politici che hanno caratterizzato la storia della sua vita. Uno di questi che lo ha riguardato fin dall'inizio è la questione curda. La storia di Benjamin Somai ci mostra che la questione curda, che risale all'impero ottomano, è collegata direttamente al tema dell'emigrazione. Nel Medio Oriente ci sono 40 milioni di curdi. Il termine Kurdistan indica la regione geografica in cui abita la maggiore parte dei curdi. Il Kurdistan è diviso fra gli attuali stati di Turchia, Iraq, Iran e in minor misura Siria e Armenia. Fra questi paesi solo il Kurdistan irachiano ha autonomia politica come regione federale dell'Iraq. Così si scrive Somai. Noi curdi abbiamo nella testa una doppia geografia, quella dei confini degli stati e quella dei confini naturali della nostra terra, dal nostro popolo. Parliamo spesso di città di altri paesi come di città curde e questo forse ha tratto in inganno il mio giovane cervello. La storia dei curdi cominciò in tempi remoti. Nel periodo in cui Yavuz Selim fu sultano dall'impero ottomano, tra il 1512 e il 1520,
anno della sua morte, il popolo curdo sostenne l'ottomano contro i safavidi e quest'ultimi si sottomisero alla loro autorità. In cambio dal sostegno Selim promise l'autonomia alla regione curda e così fino al XIX secolo nella regione sopravvissero i governi e gli emirati. La forma di governo dall'impero ottomano si basava sulle comunità etnica e religiosa e sulle nazioni, di cui era riconosciuta l'autonomia per quanto riguardava la cultura, l'educazione, il diritto familiare. La Turchia moderna, fondata come Repubblica nel 1923, nasce dal crollo dell'impero ottomano, un crollo causato da molteplici fattori. Non solo la politica di modernizzazione messa in campo nei decenni precedenti, ma anche l'ambiente ideologico e intellettuale. Il sultano Abdulhamid, che regnò tra il 1876 e il 1909, ha adottato due diverse strategie per aumentare il suo potere. La prima fu la modernizzazione dell'impero. Nel 1883 invitò il maresciallo von der Goltz dalla Prussia come consulente riguardo la modernizzazione militare. Egli tuttavia non solo ebbe potere in campo militare, ma anche grande influenza in campo politico. Dopo la sconfitta dell'impero ottomano nella guerra balcanica nel 1912 i giovani turchi seguirono von der Goltz concentrandosi in Anatolia. Un altro aspetto fu lo spostamento di parte della popolazione all'interno dell'impero per equilibrare le diverse componenti. Fu aumentato il numero dei musulmani nella amministrazione di zone cristiane come l'Armenia, in modo da prevenirne le rivendicazioni. Allo stesso tempo il popolo curdo della città di Hakkari fu distribuito in diverse zone dall'impero, nell'Anatolia, nei Balcani e in Libia. Il popolo curdo fu dunque costretto ad emigrare. Anche i turchi si stabilirono nella terra dove vivevano i curdi. Così il popolo curdo assimilò la cultura, le consuetudini, le tradizioni di quello turco, come il concetto di Stato e le idee di religione. Uno strumento determinante di assimilazione fu la scuola. In sei diverse città in cui abitavano i curdi sedentari fu aumentato il numero delle scuole per insegnare il turco. Inoltre, l'insegnamento della lingua turca non fu limitato alle città, ma fu adattato anche presso i nomadi curdi. Benjamin Somai, nel suo libro, mostra bene gli effetti di queste politiche nella sua esperienza scolastica. A scuola egli ha imparato a scrivere il persiano, ma non ha avuto opportunità di scrivere in curdo. Il suo insegnante alla scuola elementare era un turcomano che insegnava solo persiano, come in Turchia. Così scrive Somai. Ci insegnava il persiano, la matematica, la geografia, la storia, eccetera. Neppure un cenno alla storia, ai costumi e alla realtà dei curdi. Esisteva solo la storia persiana. Anche i maestri curdi non potevano parlare e insegnare questa cultura che è diversa da quella persiana. Questa storia somiglia a quella della Turchia. I ragazzi curdi parlano in casa la loro lingua, ma a scuola imparano il turco, la lingua ufficiale, e sanno forse parlare in curdo ma non lo sanno scrivere. Anche i ricordi della mia esperienza scolastica nel mio villaggio natale sono legati a questa distinzione tra la lingua della scuola e la lingua dell'intimità familiare. Con la caduta dall'impero ottomano e la nascita dello Stato turco moderno ebbe inizio la questione curda. Quando l'impero ottomano si disgregò dopo la Prima Guerra Mondiale, la speranza di un autogoverno dei curdi riprese forza con il Trattato di Sèvres, dal quale tuttavia la versione finale non menzionò la creazione di uno Stato curdo.
Come dimostra Somai, la questione dell'identità curda si intreccia strettamente con la dimensione culturale ed educativa. La scuola e l'educazione sono elementi che ci aiutano a ripercorrere il valore sociale dal racconto di Somai. La sua esperienza scolastica ci aiuta a comprendere anche un altro aspetto, quello della situazione delle donne nella società maschilista e ancora feudale, dove i contadini vivevano come schiavi. Le donne sono considerate come di seconda classe, non hanno nessuno dei diritti di maschi. La famiglia decideva se potessero andare a scuola o no. Quando l'autore del libro andava alla scuola elementare, c'erano soltanto due ragazze in classe. Somai spiega così. Le ragazze che studiavano erano veramente poche, una esigua minoranza di quella che intravedevano dentro la mura della casa. La maggioranza sarebbe rimasta chiusa in casa a lavorare per tutta la vita, prima in quella paterna e poi in quella del marito. E questo è un aspetto fondamentale nella condizione delle donne, perché come ho già detto, l'educazione può essere strumento di emancipazione. Invece la donna è considerata una forza lavoro. Somai racconta il viaggio di sua madre per raggiungere suo padre. E si scrive così. Pakize portava mia sorella sulle spalle e me in grembo e inoltre anche le sue quattro di altri generi. C'era il cibo per i pastori, il cambio dei vestiti ed altre cose ancora di volta in volta chieste da mio padre. Quando arrivava a raggiungere suo marito, cominciava a mungere gli animali. Egli descrive, mia madre mungeva una quantità di pecore che le sembrava non finire mai e la fatica che sentiva quando si chinava e si alzava per passare da pecora a pecora le ricordava la mia presenza. La sua descrizione mi ha fatto ricordare il racconto di mia madre che diceva che quando abitava nel villaggio non è mai avuto il tempo per stare con noi, i suoi figli, non è mai giocato con noi perché c'erano sempre tanti lavori da fare, lavori a casa, nel campo, nella stalla, eccetera. In breve c'erano non solo i lavori domestici, ma anche tutto ciò che c'è da fare in un villaggio stava sulle spalle delle donne che non solo si finiscono in casa con i lavori domestici, ma anche fuori. Le donne devono capire che possono solo loro creare una emancipazione eterna. Questa creazione è possibile solo con la conoscenza della situazione delle donne stesse. Malgrado la modernizzazione, la crescita e il cambiamento, i membri maschi della famiglia obbligavano le donne a sposare chi volevano loro. Questo è ciò che è toccato a suo padre e a sua madre. Suo padre viveva una vita che non voleva e sua madre ha contratto un matrimonio senza affetto né amore. Insomma, tutte e due sono vittime delle vite che si erano dati. Torniamo alla scuola. La decisione di andare o non andare a scuola non riguardava solo le ragazze, ma anche i ragazzi. Se i genitori non volevano, neanche i ragazzi potevano andare alla scuola. La decisione di andare o non andare era un problema economico, come vediamo nel caso di Somai. Per aiutare economicamente la famiglia, Somai fu costretto a lasciare la sua passione, lo studio. La vita raccontata nel libro è piena di vincoli. Come è costretto a lasciare la scuola, alla fine Benjamin Somai lo è anche a abbandonare il proprio paese come un immigrante, un profugo. Somai definisce migrante colui che cerca una terra dove vivere in pace e con qualche possibilità. Le sue intenzioni sono quasi sempre le migliori, ma le condizioni gli impongono spesso di correre, di scappare, di cambiare aria, anche se l'aria che gli
riempie i polmoni, gli sembra la più bella della sua vita. E questo è un problema affrontato da tanti punti di vista, compreso quello filosofico. Kant sottolinea l'importanza delle leggi e scrive: qui, come negli articoli precedenti, non si tratta di filantropia, ma di diritto. E ospitalità significa quindi il diritto di un straniero che arriva sul territorio altrui di non essere trattato ostilmente. Kant esamina il problema dell'immigrazione dal punto di vista di cosmopolitismo. Nel terzo articolo del saggio, Kant spiega che la terra o il mondo non appartiene ad alcune nazioni, ma è di tutta l'umanità, perciò vale il principio dell'ospitalità universale. Una filosofa italiana, Donatella di Cesera, nel suo libro Stranieri residenti, una filosofia dell'immigrazione, scrive che la nazione non può far appello a nessun diritto di solo per negare le ospitalità, né tanto meno a un diritto di sangue. Oggi si discute cosa sia l'Europa e quale sia il suo futuro con grande preoccupazione. La democrazia e i diritti umani portati dall'Europa sono i suoi valori fondamentali e questi ne conciscono l'esistenza. La filosofia sarà l'elemento che porterà l'Europa fuori dalla sua crisi. La soluzione che la filosofia suggerisce è quello di considerare l'Europa non come un'area geografica, ma un'area dove questi valori sono difesi e si cerca di proteggerli. In altre parole, l'Europa deve cercare di creare la sua identità tra le diversità, mentre la chiusura verso l'esterno non permette di combattere e sradicare la bestia che ha creato questa paura. Costruire muri non genera solo difesa, ma anche isolamento e semplificazione. Dobbiamo invece accettare la totalità e la complessità del mondo. Le componenti di tale totalità possono influenzarsi a vicenda, perciò dobbiamo imparare a convivere con la diversità. Ecco la prospettiva cosmopolita di Kant. Ma questo diritto di ospitalità, cioè questa facoltà degli stranieri sul territorio altrui, non si estende oltre le condizioni che si richiudono per rendere possibile un tentativo di rapporto con gli indigeni. In questo modo parti del mondo lontano possono entrare reciprocamente in pacifici rapporti e questo diventerà col tempo formalmente giuridici ed infine avvicinare sempre più il genere umano ad una costituzione cosmopolita. Soma menzionava di un suo incontro con l'idea di Don Tonino, la pace e convivialità delle differenze. Un problema in un paese lontano da noi può influenzarci e magari fornire soluzioni e chiavi di lettura isperata. Finirò con le parole dell'autore. Aggiunsi che era quindi un bene aiutarsi, non solo perché siamo tutti esseri umani, non solo perché prima e poi tutti abbiamo bisogno di aiuto, ma anche perché i nostri destini sono legati l'uno all'altro, alla necessità di sostenerci l'uno con l'altro. Ultima cosa, e vorrei fare alcune domande all'autore. Mi piacerebbe conoscere la tua opinione riguardo la questione kurda attuale. Dato che nel tuo libro fa un riferimento alla posizione dell'Europa riguardo alla questione, vorrei sapere se secondo te c'è un cambiamento di atteggiamento dell'Europa nei confronti del problema curdo, data l'esistenza di un gruppo radicale islamista come jihadisti dello Stato Islamico. Ho fatto questa domanda perché, per esempio, la violenza subita dalle persone che manifestavano contro il governo turco durante
protesto di Gezi da parte della polizia turca, la popolazione è diventata più sensibile alla violenza subita dal popolo curdo da parte della stessa polizia. Secondo te questo gruppo radicale e la lotta dei curdi in Kurdistan hanno mostrato all'Europa qualcosa? Secondo domanda, dopo Giovanni Francesco Asparti, adesso un altro italiano, Lorenzo Orsetti, è stato ucciso dall'ISIS combattendo con i curdi. Secondo Orsetti questo non è solo un loro problema. ISIS è pericoloso per tutti i paesi. Secondo te questa è la prima ragione per la quale gli stranieri sostengono il movimento dei curdi? Ringrazio tanto. Grazie a te per questa lettura storica e filosofica, diciamo, del testo, questo inquadramento che penso dia spessore ulteriore alla vicenda raccontata da Ben. Perché è fondamentale l'operazione che il libro di Ben, con questa chiave, con questa lettura che ha fatto la dottoressa Dogan, in fondo, che quadro ci danno? L'idea chiara che quello che si emigra per ragioni che vengono da lontano e che c'è questa umanità in uscita, sostanzialmente, che si muove l'umanità, che ha bisogno di trovare un'area in cui respirare, pur sapendo che quella che sta respirando non è la sua aria. C'è questo passaggio nel libro di Ben, quando parla proprio di questa fuga continua, di questo mettersi continuamente in movimento nel momento in cui sei uno straniero in cerca, che ci dà proprio questa dimensione della continua ricerca, che però, come dice Kant, è un diritto. Cioè tu hai diritto ad avere un posto dove stare e non un posto dal quale fuggire continuamente. Ed è una questione aperta. Io ora chiederei a Don Salvatore, quindi tu serba le risposte, chiederei a Don Salvatore invece di introdurci con le sue parole nel libro di Ben, dalla prospettiva di chi ha conosciuto Ben, perché nel libro c'è anche, molto bello quello che la dottoressa ha detto, è un libro sulle coincidenze ed è una chiave di lettura giustissima, perché chi conosce Benjamin Somai sa che lui è una persona delle coincidenze, che non si perdono, ma si prendono. È così? Chi lo conosce conferma. Allora, la coincidenza. Le coincidenze ci portano anche qui stasera, quindi sì. Grazie per essere qui, lo devo dire in particolare a Ben, questo grazie, ma con un senso di stupore, perché se pensiamo soltanto, ecco, alle sue origini, alla sua appartenenza iraniano, curdo, di origine musulmana come cultura, come tradizione religiosa, viene qui in Italia ed è lui che stasera invita me nel Tempio della Cultura Italiana. Quindi è uno stupore, non solo questo, ma poi domani sera mi porterà ancora più avanti a Verona, organizzato insieme con la Caritas di Verona, con una comunità, un incontro sui profeti del nostro tempo, e parlerò di Don Tonino Bello e della coincidenza che ci ha messi insieme. E così come, ecco, il trovarci insieme alla stessa tavola proprio per vivere e sperimentare anche nel quotidiano quella convivialità delle differenze che nell'esperienza di Ben e nella mia è diventato un cammino, un sogno, una prospettiva, un impegno, una responsabilità. Ed è l'espressione appunto usata dal vescovo di Molfetta, servo di Dio, quindi c'è anche un processo di canonizzazione, che io ho conosciuto personalmente come Elvira, coincidenza, vuole che io abbia conosciuto Elvira tanti anni fa, proprio collaborando con il vescovo Don Tonino Bello, il quale è considerato per i suoi scritti, per le sue scelte di vita, per
le sue coraggiose denunce profetiche di un mondo ingiusto e quindi di una umanità di pace, considerato profeta proprio dell'umanità nuova, l'umanità inedita, dove crollano i muri, le separazioni, le barriere, le distanze e gli scontri violenti tra civiltà, popoli, religioni, per incontrarsi invece a una tavola dove si sperimenta la convivialità delle differenze, dove nessuno vuole superare l'altro con presunzioni culturali o religiose, ma nel rispetto reciproco in nome della comune umanità o della comune fraternità universale, come ci ricordava Papa Francesco sottoscrivendo il documento ad Abu Dhabi insieme con il capo dei musulmani d'Occidente e d'Oriente. Ecco, questa coincidenza collegata al nome di Don Tonino, ben sbarca in Italia, sulle coste italiane, a Otranto. Il centro di prima accoglienza di Otranto, dove lui trova finalmente una porta aperta, delle persone che comunque sono disponibili a confortarlo, a soccorrerlo nei primi bisogni, quel centro di accoglienza, di prima accoglienza, si chiama Centro Don Tonino Bello. Avrà visto lì forse per la prima volta l'immagine di quest'uomo, di chiesa, di questo prete, poi magari non ha fatto caso più di tanto, fino a quando, dopo varie tappe di peregrinazione tra gli stati europei, ritorna in Italia, perché da Otranto va attraversando la Francia, poi va fino in Danimarca, poi per il Trattato di Dublino è obbligato a tornare in Italia, dove aveva lasciato le sue impronte digitali, e bussa alla porta della mia comunità parrocchiale, Gallipoli, sull'altro versante del mare. Otranto sta sull'Adriatico, noi siamo sullo Ionio. Per una serie di coincidenze lui conosce persone di Gallipoli che conoscono me, che bussano insieme alla mia porta: ha bisogno di un letto, ha bisogno di un tetto. Ma nella mia comunità parrocchiale non c'era un centro di accoglienza, non esisteva una possibilità organizzata di offrire accoglienza, sia pure temporanea. Allora sono posto davanti a un dilemma, a una scelta, perché gli spazi ci sono nei locali parrocchiali, c'è la possibilità di mettere in pratica quello che da anni vado predicando, sulla scorta dei messaggi di tanti amici che ho conosciuto nella mia vita da giovane, prima ancora di essere prete, anche dopo. Cito per tutti Ernesto Balducci, Davide Maria Turoldo e poi Monsignor Luigi Bettazzi. Ho incrociato persone di chiesa che mi hanno aperto un orizzonte, quello che oggi Papa Francesco ci pone come chiesa in uscita, chiesa che costruisce ponti e abbatte i muri, che anima la cultura dell'incontro, non dello scontro. È una chiesa quindi che dialoga col mondo, che non vuole convertire nessuno, ma vuole testimoniare un'umanità fraterna e conviviale. Ecco, quella predicazione, quello che io ho predicato, in quel momento mi si è presentato come la possibilità di diventare una pratica. Io dovevo praticare quello che andavo predicando. Allora scelgo di accogliere una persona che non ha nell'immediato un letto, un tetto, un luogo, un rifugio. Bene, sì. E quello ha cambiato un po' anche la mia vita, la prospettiva della comunità. È cominciato un percorso, un processo di integrazione reciproca, perché non è lui che ha ricevuto da noi, ma abbiamo vissuto l'esperienza di un amore come scambio. Anche questo è un'idea forte di Don Tonino Bello. L'amore non è mai a senso unico, unidirezionale, ma è scambio di ricchezza umana.
E la diversità di Ben è la diversità nostra di cultura, di tradizione, di lingua, di religione, è diventata ricchezza. E magari potrà dire anche lui stesso qualcosa. Ecco, poi ho conosciuto meglio Ben e lui ha conosciuto meglio la nostra realtà, incrociando anche nella mia comunità il volto di Don Tonino Bello, perché essendogli stato amico e collaboratore, allora ho anche dei poster con delle frasi, poi ho anche i libri, quindi lui si è sentito un po' toccato dall'eco che andava sentendo anche nei miei discorsi, negli incontri che io facevo con i giovani, con gruppi che venivano a conoscere un po' di più Don Tonino Bello. Allora finalmente ho cominciato a invitarlo a dare la sua testimonianza di giovane immigrato, curdo, iraniano, che è in cerca di una terra di libertà dove i diritti umani possano essere davvero realizzati e rispettati. E allora ho conosciuto meglio Ben e lui ha conosciuto meglio noi. Ecco, è nato così l'idea anche di scrivere, di far conoscere a tante altre persone, come è accaduto e sta accadendo attraverso questo libro, una storia di integrazione riuscita, una storia che ci arricchisce e ci stimola ad andare in quella direzione, non dell'esclusione, non dell'atteggiamento di chiusura. Io posso leggere qualche passaggio della mia prefazione. Ho avuto l'onore e la gioia, anche il piacere, di scrivere la prefazione al libro di Ben. Prima ho ascoltato i suoi racconti, quindi ho messo per iscritto quello che è il suo vissuto, poi presentato in maniera più specifica nel libro. In una sorta di corsa ad ostacoli, Ben ha affrontato rischi e pericoli di ogni genere, col costante e generoso impegno a dare aiuto e soccorso ai suoi compagni di avventura. Ha attraversato il mercato nero dei trafficanti di merce umana, i fili spinati delle dogane e delle polizie di frontiera, senza però mai barattare la sua dignità per un piatto di lenticchie. I morsi della fame, l'arsura della sete, il pericolo di assideramento per il freddo, schiacciato tra altri corpi tremanti e atterriti sul fondo di un gommone. Ha desiderato perfino di morire nell'ultimo tratto, attraversando il mare Adriatico dalla Grecia fino all'approdo di Otranto. È stato un viaggio terribile e lo racconta nel libro. Sono traumi indicibili, ferite indelebili, che accomunano ormai le storie anonime della turba dolente di innumerevoli profughi. Anche lui, come tanti, si è sentito in più occasioni sfiorare dall'ala severa e inesorabile della morte. E poi dall'Italia alla Francia, alla Danimarca, dopo aver attraversato dall'Iran, essere andato in Turchia e poi in Grecia, ecco le sue peregrinazioni. Ha avuto momenti angosciosi, drammatici, ma lui racconta di aver avvertito sempre una presenza misteriosa di colui che, seppur indicato con nomi diversi, è una presenza di misericordia, di amore, di tenerezza, e si è sentito accompagnato da questo Dio, pur invocato in modi e in forme diverse. Ecco, allora Don Tonino Bello, lui mi faceva sentire dei testi trovati su internet. Senti, soprattutto quando corrispondevano i testi di Don Tonino ai suoi stati d'animo, e uno in particolare, ricordo che non era un periodo felicissimo della sua vita, della sua esperienza lavorativa. Senti Don, mi dice, senti Don Tonino cosa dice, lettera a chi si sente fallito. Però, come sempre, come tutti i testi di Don Tonino, hanno sempre una prospettiva di speranza, di fiducia, ed era questo che incoraggiava Ben a non lasciarsi abbattere dalla situazione di oppressione che in qualche aspetto ha vissuto proprio nelle relazioni del mondo sociale e lavorativo. E quindi questo seme di speranza ha cominciato a spingerlo anche
oltre a incontrare persone che ascoltandolo sono stati anche affascinati dalla sua umanità, così disponibile, così gioviale, così attenta a creare relazioni. E così poi da Gallipoli è passato all'Isola d'Elba, dove altri avevano offerto un posto di lavoro interessante, poi Firenze, poi Verona, ora sta a Verona, poi non si sa il vento dove possa ancora portarlo. Ma è un vento che non investe soltanto lui. Io personalmente e tanti altri amici ci sentiamo investiti da questo vento che spinge ad andare oltre e a guardare oltre, ma guardandolo oltre e fissando lo sguardo sull'altro. Ecco, per me Benjamin è stato l'altro come cultura, come religione, come terra d'origine. E allora il teorizzare sull'alterità, poi questo teorizzare deve diventare prassi, deve diventare vita, deve diventare relazione. E questo è stato per me un vento che mi ha un po' messo in crisi nelle mie certezze, nelle mie sicurezze, soprattutto istituzionali o organizzative, pastorali. Lo stesso vento quindi potrà scrivere in parte anche la storia di quanti, incontrando Ben come questa sera o solo leggendo il suo racconto in questo libro, si lasceranno interrogare, affascinare da tanta umanità in uscita, quella che ci schiude le porte di un mondo ancora inedito, ma certamente possibile, un mondo senza muri e senza respingimenti, senza esclusi e senza schiavi, senza armi e senza veleni. Il mondo che diventa una sola grande casa dei popoli, che si ricordava appunto la prospettiva cosmopolita di Kant, no? Il mondo è di tutti, la terra è di tutti, non è proprietà esclusiva dei nativi di un luogo, ma è casa comune. E questa casa comune, nel nome della comune umanità, è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'abbiamo anche scritta, la centralità della persona umana nella sua dignità, nei suoi inalienabili diritti, ma il rischio di dimenticare o di lasciare in oblio questi principi fondamentali e fondanti della nostra cultura e del nostro percorso civile e umano. Il mondo allora può diventare una grande casa dei popoli, dove tutti siedono alla stessa tavola e condividono i tanti beni della vita, dipingendo così la bellezza della pace e gustando finalmente la convivialità delle differenze. Ritorna sempre questo concetto. Ecco, per questo io devo dire un grazie a Ben personalmente, a nome di tanti amici, anche della mia comunità, se questo non arrendersi, il suo non arrendersi di fronte agli ostacoli e alle barriere, ma il suo credere in un'umanità possibile, quella che non si lascia fagocitare neppure dalle idee malsane o velenose del razzismo, della discriminazione. Avrebbe avuto in qualche momento della sua esperienza qui da noi anche buoni motivi per scoraggiarsi, per sentirsi vittima. Invece no, non ha fatto mai la parte della vittima, anche quando ne aveva ragioni. E allora voglio concludere questo mio così intervento facendo mio e dando a voi l'augurio che lui alla fine del libro scrive dedicandolo al fratello. Il fratello minore, che viene narrato nelle ultime pagine del libro, anche lui è fuggito dalla sua terra, è attraversato deserti, prigioni, campi di concentramento, in Grecia soprattutto, e quindi Ben ha sofferto molto anche per, stando già qui, ha sofferto per questo fratello
che si era messo in cammino spinto dallo stesso vento. E allora l'augurio che lui rivolge direttamente al fratello, ma che penso possa valere anche per noi questa sera, dice così: Ben, che il vento dei curdi ti protegga, fratello mio, che il vento dei curdi, sapiente di tante storie, protegga tutte le persone che si sono messe in cammino e che affrontano i deserti naturali e umani, la cattiveria e il grande mare. Al loro fianco, ne sono certo, avranno i giusti tra le persone. La speranza e la fiducia che non viene meno anche nelle situazioni più drammatiche. E come domanda da parte mia, allora io vorrei chiederti, Ben, se in questi anni trascorsi qui in mezzo a noi ci sono stati dei momenti di particolare sofferenza e sei avvertito un po' la tentazione anche di chiuderti o di che il tuo sogno poteva essere spezzato in maniera definitiva, e se sì, quale di queste situazioni e come sei riuscito a venirne fuori e a ritornare a sperare, a sognare, a coinvolgere persone. So che coinvolgi studenti nelle scuole, vai sempre in giro per l'Italia e anche in Svizzera, non solo, soprattutto per il libro pubblicato, ma al di là del libro molte persone poi stabiliscono relazioni di simpatia, di amicizia, di corrispondenza, perfino starei per dire di guida, tra virgolette, spirituale, perché molte persone si rivolgono a lui anche per chiedere consiglio, per avere un conforto, una parola in situazioni magari difficili. Quindi Ben sa fare anche questo. Allora, Don Salvatore, che era un docente di filosofia, ora, quindi Kant lo conosce bene, oltre appunto ad essere parroco, è stato anche nel Consiglio Nazionale di Pax Christi per 2 mandati, ci ha consegnato attraverso questa sua lettura l'esperienza umana, cioè la persona Ben e la sua grande capacità di resilienza, diremmo oggi, ma anche non soltanto di resilienza, di costruire delle occasioni per sé e per gli altri. Io voglio aggiungere una cosa rispetto al testo. Ci sono dei passaggi anche dove si sorride, d'ironia. Ad esempio, quando Ben racconta della sua nascita, siccome il padre non era stato dichiarato all'anagrafe, quindi non esisteva, non esiste, non ha un certificato di nascita, non ha un documento di identità, perché, proprio perché lavoravano e bisognava lavorare e continuamente lavorare, non si fece questa cosa. Quando nacque Ben, il padre non poteva dichiarare il figlio e a dichiarare il figlio furono i nonni, quindi lui ufficialmente all'anagrafe è figlio dei suoi nonni. E questo è raccontato con un po' di ironia, cioè praticamente c'è proprio un passaggio, una battuta ironica. L'altro momento ironico nel quale si sorride, c'è tutto un capitolo dedicato a questa relazione tra lui e Don Salvatore, quindi il musulmano e il prete di Santa Chiesa italiana. E quindi i musulmani che non devono mangiare la carne, tutta la lista delle cose che non devono fare per andare in paradiso. E lui, in questa convivialità, diciamo, in questo sedersi insieme a tavola, quindi condividere anche la quotidianità del pranzo, della cena, scopre, diciamo, questo vizio, questo di Don Salvatore, che è quello di bersi un po' un mezzo bicchiere di vino. E allora la sua domanda è: mi avevano detto, mi hanno insegnato che sono cattivi quelli che bevono il vino, vanno all'inferno. Ma come può andare all'inferno uno come Don Salvatore, che invece è una bella persona, una brava persona? Allora, quel passaggio è un passaggio per dire che poi è nell'incontro delle culture che noi riusciamo anche a liberarci degli stereotipi culturali, religiosi, che ci portiamo dall'una e dall'altra parte dietro. Per cui è proprio quel capitolo, come anche altri del libro, indicano come questo mischiarsi ti permette non soltanto di conoscere l'altro, ma anche di vivere una quotidianità diversa, che nel caso di Ben
è anche una quotidianità dove chi osa aprire la porta fidandosi e mettendoci del cuore, poi il cuore ti ritorna. Un po' questa è l'immagine che si coglie anche quando oggi si va nella parrocchia di Don Salvatore e ti rendi conto che l'accoglienza che è partita da qualcuno che bussa alla porta e dice fallo dormire e fallo mangiare, oggi invece è un'ospitalità organizzata, diffusa e anche condivisa da tutta quanta la comunità. Tutto questo era per prepararti, sei pronto? Per darti tempo. Perché per chi non conosce Ben, deve sapere che lui va nel panico più totale. No. Stai sereno. No, allora, innanzitutto a te la parola. Era ora. Buonasera. Direi anche io veramente sono molto felice e emozionato di essere qui in un centro così importante. Devo essere sincero, veramente quando ho saputo di questo centro non sapevo nulla dell'importanza di questo centro, diciamo, di cultura italiana. Perciò ho preso come tanti altri presentazioni, come mi invitano diverse associazioni o parrocchie o centri. Quando chiamai il mio amico e lo dico che guardi, vado a presentare il libro, ma dove? A Trecani. E lui, ma sei sicuro? Leggila bene, comunque vediamo la parola è giusta o no. Devo essere sincero che è stato così. Io ho letto, ma guarda, giuro che è scritto là Trecani, non è sbaglio, ma Trecani, ma forse ho scritto forse un C di più, forse qualcosa così. No, è andato a cercare, poi abbiamo detto, ma chi ti ha proposto? Cioè, devo veramente ringraziare anche l'Angelica, che è stata lei a farmi conoscere in questo centro, con questo centro di cultura, l'importanza anche di che oggi presento il libro, sono molto grato di lei. E anche al presidente Massimo Brai, che è stato veramente molto molto sensibile e disponibile soprattutto. Appena lo scrivevo quello che volevo o di presentare il libro, lui subito, non passava neanche 5 minuti, rispondeva subito. A volte io faccio fatica, che io sono una persona molto semplice di rispondere subito delle persone, però devo dire veramente appena lo scrivo, non, a qualunque momento, la sera o la mattina, subito dopo 5 minuti rispondeva. Avrei voluto oggi incontrarlo, salutarlo e ringraziarlo di persona, ma forse non ho avuto questa fortuna, però lo faccio stesso, lo ringrazio di cuore perché veramente oggi per me è un giorno importante e forse non capita sempre di avere queste occasioni di presentare il mio libro, anche fare una testimonianza sia di immigrante sia di un curdo, di un popolo. Io anche devo ringraziare a Elvira e anche dottoressa Serghi e anche Don Salvatore, che ormai è un padre per me qua. La sua figura in Italia veramente per me è molto molto importante. La prima cosa che vorrei dire è un altro ringraziamento molto speciale a Don Salvatore. Perché i primi anni che sono stato in Italia, diciamo i primi tempi che sono stato in Italia, per me sono stati veramente dei momenti difficili, dei momenti proprio di triste, di fallimento, perché a età di 22 anni avevo perso un amico, e un amico che per me è come un fratello, che è stato impiccato in carcere dopo un anno, e mi trovavo fuori dal mio paese, mi trovavo di aver perso tutto, lontano dalla famiglia, non conoscevo nessuno in Italia, avevo raggiunto un sogno in Danimarca, ma sono stato respinto in Italia per regolamento di Dublino. Allora in centro di accoglienza veramente ero fallito, ero proprio, posso definire, mi trovavo in un deserto, per me era proprio così. Quel momento di deserto, di proprio momento proprio difficile, incontrando Don Salvatore e la sua comunità, diciamo le parrocchiani,
facendo amicizia, proprio essere accolto da questa parrocchia, quanto sia stato importante per me. Io lo posso semplificare, lo posso dire, l'ho incontrato, Don Salvatore, il mio deserto è proprio diventato un giardino. Ed è proprio vivendo insieme di una religione diversa, di una cultura diversa, che sono musulmano, cioè non sono praticante, però quando ero in mio paese sinceramente praticavo, facevo Ramadan, ero musulmano proprio praticante. Però la prima volta che mi trovai in una chiesa dove sono stato accolto dai persone cristiani, da sin da piccolo c'è questo insegnamento che c'è molta diversità tra cristiani e musulmani, ci sono tanti pregiudizi purtroppo, e non lo sai finché non conosci, non ti avvicini, non puoi sapere quale sia vero o quale, chi ha ragione e chi non ha ragione. Perciò io la prima volta che io anche la mia curiosità di conoscere, di superare questa paura e barriera, cioè un'altra religione, un'altra cultura, come anche Don Salvatore ha detto, mi ha veramente arricchito molto. Cioè un musulmano viveva una chiesa, a volte cantavamo insieme quelle di coro, e ancora mi ricordo quella canzone che io sono la vita e tu sei... Traci, restate con me, portate del frutto. Cioè, ancora mi ricordo dopo 6 anni e facevamo presepe. Era per me bello, bello, perché con tutte altre persone, amici, facevamo queste cose insieme e non c'era differenza. La porta di casa era sempre aperta per me, non solo le chiese, ma anche di altre gente. Cioè, io veramente mi sentivo fortunato, perché non era una domenica che rimanevo solo a casa, ero sempre invitato dai parrocchiani, dai amici che mi conoscevano. E diciamo, questo sentimento, questo è nato, è nato l'albero, un albero della giustizia, cioè spuntato in mezzo di questo giardino, l'albero dell'amicizia e della convivialità. Io posso anche dire questo, che anche nell'altra presentazione del mio libro, diverse volte ho detto che questo libro, Il vento ha scritto la mia storia, non è proprio il libro, una storia che appartiene a me, ma che veramente di tanti amici, di tutte le persone che ho incontrato sulla mia storia. Così è nata questo libro, questo progetto. E questo anche, diciamo, è frutto di quell'albero della giustizia, della pace, che è spuntato in quel giardino, è un giardino che era un deserto, e sono veramente di questo molto molto sono grato di te, Don Salvatore, perché anche devo aggiungere un'altra cosa. Ho vissuto con Don Salvatore circa più di 3 anni, quasi 4 anni eravamo che insieme in parrocchia, no? Però riflettendo, pensando, cioè lui non ha mai che facesse qualcosa che tirare la mia attenzione verso il cristiano, verso la sua religione. Cioè ha rispettato sempre quello che facevo, come pensavo, la mia religione. Mai, non ha mai mi ha detto vieni battezzare, fai un corso di battesimo, fai queste cose così. Mai, mai queste cose qua. Quindi veramente è da pensare, è da anche ammirare. Perciò io nel mio presentazione molte volte racconto questa storia, che lui ha approfittato della mia presenza nella sua parrocchia come un segno di pace, un segno di convivialità, delle differenze, che volevo anche con questo messaggio dire alle persone che venivano a chiesa, che si può vivere insieme in una parrocchia, se anche siamo di una colore diversa, di un'altra religione diversa, però possiamo vivere insieme, anche possiamo essere una famiglia, perché in realtà se andiamo a scavalcare la storia, l'altra, vediamo tutti siamo figli di un Dio, quindi siamo a un certo punto siamo tutti una famiglia, cioè abbiamo un Dio in comune, ognuno lo chiama in nome diverso, però in realtà siamo come tutti fratelli e apparteniamo a una famiglia. Detto questo, io posso concentrarmi un po' sulla domanda che mi ha fatto dottoressa Seri sul Kurdistan. Io vengo dalla Kurdistan iraniano,
Voi sapete benissimo che la Kurdistan è stata divisa tra quattro stati. Non esiste solo un Kurdistan, ma esistono quattro Kurdistan, purtroppo. C'è Kurdistan iraniano, c'è Kurdistan siriano, c'è Kurdistan iracheno, c'è Kurdistan Turchia. I curdi sono più di 40 milioni che vivono in su quel territorio, si trovano in Medio Oriente. E, un secolo fa i curdi sono stati traditi, dopo l'impero ottomano, e c'era questa promessa di, con un trattato a Serves, di nascere uno stato curdo insieme al stato Armenia. Però dopo 3 anni la Kurdistan è stata tradita a Losanna in Svizzera, e i curdi hanno subito un grande tradimento da parte di chi? Dalla parte dell'Urupa. E proprio Urupa erano vincitori di prima guerra mondiale che hanno deciso il destino, diciamo, la storia dei curdi. La Kurdistan purtroppo nel 1923 a Losanna in Svizzera, infatti l'ha trattato, il chiamato Trattato di Losanna, che cancellò quanto quella di precedente, di, che prevedeva di nascere uno stato Kurdistan autonomo. E diciamo, cioè non c'erano presente la politica kurda in quel momento, con la politica nuova stato turco, e Kurdistan è stata tradita. E le conseguenze, diciamo, questo tradimento sono state veramente devastanti, cioè sono stati genocidi che ancora vediamo questo. È finito la genocidia di armeni, di altri popoli, ma i curdi, da un secolo che esiste questo genocidio. I curdi non sono, cioè, hanno detto va bene, hanno accettato, hanno voluto di conquistare la loro autonomia, loro diritti, però sono stati sempre perseguitati, non hanno accettato mai le nostre richieste, non sono stati mai a sedersi a tavola a negoziare con noi curdi, questi stati, di sentire, di ascoltare che cosa noi vogliamo. Sono da anni ormai i curdi hanno dimenticato quella idea di avere una Kurdistan autonoma, se anche perché il nostro sogno veramente è che nascesse un Kurdistan proprio in Medio Oriente, perché uniamo tutti i popoli curdi, così possiamo avere una lingua in comune, la nostra religione, la nostra cultura. E questo è il nostro sogno, però purtroppo abbiamo un po' pensato, cioè poi è chiaro, perché adesso abbiamo di fronte la Turchia, che è uno degli alleati di NATO, il secondo esercito più potente di NATO, e ha così interessi economici con l'Europa, con gli altri paesi, e abbiamo anche l'Iran, avevamo anche il dittatore di Saddam Hussein, con il quale dovevamo combattere separatamente, tra di noi c'erano i confini, che sono stati messi muri e file spinati da questi stati. Perciò è conseguenza di questi, sono morti delle persone, sono la fuga e la cosa. E la cosa che anche la dottoressa ha detto, infatti, il popolo curdo adesso non ha nessuna possibilità di studiare la loro lingua, neanche di manifestare la loro cultura e la loro religione. Perciò forse noi, così si va avanti, fra qualche anno troviamo che i bambini non parlano più curdo, nessuno non sa chi sono curdi, che cosa sa. Io, cioè, grazie, diciamo, a questo viaggio sono arrivato in Italia, ho avuto possibilità di conoscere un po' realtà di curdi, di chi sono curdi e dove vivono, la nostra storia. Perché non abbiamo proprio questa possibilità nella nostra terra di studiare, di conoscere la nostra realtà di popolo curdo? Perciò se anche un curdo si mette a studiare, solo basta, cioè io mi ricordo su un muro un ragazzo ha scritto nome semplicemente Kurdistan, è stato arrestato e per 7 anni è stato in carcere solo per scrivere il nome Kurdistan su un muro, semplicemente è stato arrestato e dopo 7 anni è stato lasciato, e ancora è fortunato che non l'hanno arrestato, non l'hanno ucciso. Perciò adesso ci sono tantissimi curdi nella prigione che si svolgono in maniera clandestina, immagino la questione di curda, però se vengono scoperti e sono considerati come traditori. Allora, curdi adesso da anni che hanno, diciamo, dimenticato quella idea di nazionalismo, ma che adesso vorrebbero avere un confederalismo. Cioè noi, per esempio, la Partita Democratica Kurdistan Iraniano nel 1945, quando è nata questa partita, se voi la vedete anche la bandiera curda, diciamo quella in Kurdistan iracheno, quella di Iran, rappresenta proprio 3 colori,
colori come proprio bandiera dell'Iran. C'è solo leggermente la cosa che cambia è il sole in mezzo della bandiera curdi, e invece dell'Iran c'è quella di nome Allah. E quella sole rappresentava stesso un parte dell'Iran, perché ha 32 raggi, e questi 32 raggi rappresentano 32 regioni dell'Iran. Cioè noi a quel tempo dicevamo non vogliamo separarsi dall'Iran, anzi noi siamo disposti anche a fare qualunque cosa per l'Iran, a difendere anche gli iraniani. Soltanto noi vogliamo la possibilità di avere un po' di diritti e autonomia, questa è la nostra richiesta. Quella è che anche adesso in Siria che stanno combattendo per riquistare questo, per avere autonomia, libertà, democrazia soprattutto. Questo è il nostro sogno. Noi adesso vediamo che in Siria sono curdi che combattono contro lo Stato Islamico da anni, adesso sono stati unici che hanno combattuto per terra, hanno fermato lo Stato Islamico. Diciamo sì, gli Stati Uniti lo hanno aiutato, con gli aerei che avevano potevano bombardare il Stato. Se fosse non c'è stato aiuto della parte di Stato, Stati Uniti, sarebbe stato difficile sconfiggere lo Stato Islamico e potevano anche massacrare tutti i curdi che erano. Perciò, però, in questo momento è molto importante, è un momento veramente storico per il Kurdistan siriano. Loro vogliono, avere l'autonomia di creare una regione autonoma, non vogliono essere anche separati. Tra l'altro, se voi vedete, se andate e studiatevi la parte del confine con la Siria e Turchia, come è stato fatto con quel confine? Non è stato fatto come una, naturali confine naturali, ma è stato separato semplicemente dal un progetto ferroviere della Francia, che volevano fare questo progetto di ferroviere dal Baghdad a Berlino, che collegasse questa. Poi quel progetto non è partito, su base a quel progetto che ci sono questa ferroviera è stato divisa Siria e la Turchia. Cioè quella ferroviera anche attraversava alcuni paesi, cioè mezzo di paese, perciò ci trovava una famiglia qua e dall'altra parte. Quindi con questa ferroviera sono stati anche separati dalle famiglie. Cioè, com'è anche nata, da che cosa è nata? Cioè, quanto l'Europa è stata importante, che cosa ha fatto in quel territorio, no? E adesso, in questo momento storico, che noi sappiamo che i curdi stanno combattendo contro lo Stato Islamico, che cosa è il messaggio di curdi? Il messaggio di curdi è la democrazia, è l'uguaglianza, l'autonomia, e questi sono richiesti che il popolo curdo combatte per quale. E noi, la popolo occidente o l'Europa, non sostiene questo progetto. Cioè, dovrà veramente in questo momento sostenere questo popolo di rialzarsi. Ma l'Occidente che cosa fa? Posso dire questo, che l'amico grande dei curdi sono turchi. I turchi che non hanno avuto e non vorrebbero mai che nascesse un Stato curdo in Medio Oriente, avere un confine curdo con la Russia. Perciò fanno qualunque cosa per questa. La Turchia ormai, noi sappiamo che sta passando un momento proprio bruttissimo della situazione, c'è quel dittatore di Erdogan che ha arrestato tantissimi giornalisti, scrittori, senza neanche avere una colpa, senza aver fatto nulla, ma per la paura di perdere il potere sta facendo quello, il dittatore proprio. E l'Europa cosa fa? L'Europa manda i soldi in Turchia, cioè sta sostenendo questi turchi. 6 miliardi all'anno vengono versati nella cassa della Turchia per bloccare gli emigranti al confine. Io stavo leggendo un articolo che vengono anche non solo questi soldi, ma anche da altri progetti, cioè progetti per costruire ospedali e di centri di accoglienza. Perciò 40 milioni una volta e l'altra 50 milioni per costruire un ospedale, ma questi progetti non sono mai partiti. Questi soldi sono andati lì. Dove sono finiti questi soldi? La Turchia con questi soldi acquista le armi e li utilizza in maniera ingiusta per uccidere i curdi.
Perciò la confine adesso è la confine della Siria, e esercito turco è pronto ad un momento o dall'altro, se gli Stati Uniti lasciano, abbandonano i curdi, se li tirano il loro esercito, giorno dopo verranno attaccati dalla Turchia. E se verranno attaccati dalla Turchia, sapete che cosa succede? Sono 4.000 jihadisti prigionieri nel Kurdistan siriano. E se vengono attaccati dal nord della Turchia, e il sud ancora non è proprio cancellato, diciamo, non è ancora sconfitto il Stato Islamico, le vincitori di quella guerra, certo che non saranno né Stati Uniti né curdi, ma ci saranno lo Stato Islamico. E questa cioè, proprio, è una minaccia non solo, ma è un pericolo per tutto il mondo, non solo per noi curdi. E quindi i turchi hanno favorito anche lo Stato Islamico. Cioè, nei libri, nelle testimonianze, nei racconti, io ho avuto anche la settimana scorsa un scrittore, giornale italiano, che è stato in Siria, ha combattuto contro lo Stato Islamico. L'ho invitato per fare la sua testimonianza. Lui diceva, con i miei occhi ho visto che la Turchia faceva entrare, favoriva ai milizie di Stati Uniti o altra gente di entrare a aderirsi a Stato Islamico. E secondo me Occidente di Europa è consapevole di questa cosa. Sa benissimo che da dove arrivavano le armi. Dall'altra parte anche lo Stato Islamico, che aveva occupato il pezzo di petrolio e vendeva a 2 lire il petrolio a Stato turco. Sono tutti questi interessi che sono. Le conseguenze di questi sono stati proprio chi ha pagato? Il popolo curdo. Il popolo curdo, nonostante che non ha avuto dei sostegni dall'altra parte del mondo, si sono autodifesi, hanno dovuto militarmente prendere le armi ad andare a fermare questi terroristi. Cioè proprio veramente sacrificare la vita. Sono stati migliaia e migliaia di curdi che sono morti, i giovani, proprio le donne soprattutto anche. Non solo, cioè proprio minorenne, per difendere proprio il loro territorio. E questa secondo me è vergognoso dal parte occidente. Io sono, cioè questa mi fa proprio un arrabbio dentro, perché dico, ma com'è possibile? Noi dobbiamo vedere quale che è parte giusta, noi dobbiamo prendere la parte giusta, la nostra coscienza dice quale ha ragione, perché questa gente deve morire? Hanno trovato 20 giorni fa un fosso comune di 4.000 uomini che sono stati sepolti in questa fossa comune, solo una vicino Raqqa, la capitale è Stato Islamico. Ma rendiamo conto, nel 2019 ancora vediamo questi genocidi. E poi noi ancora continuiamo a girarsi dall'altra parte. Fino a quando? Cioè, quel Lorenzo Orsetti che è stato ucciso, poverino, 2 giorni fa, mi dispiaciuto tanto, veramente io avevo un giorno di lotto per lui. Perché proprio vedevo, cioè, proprio mi veniva questa domanda, perché o perché? Ma cioè, sentivo il suo voce, la sua voglia di aiutare per il prossimo. Cioè, lui diceva che se non avete fatto ancora, cercatevi di dare la vostra vita al prossimo. Cioè lui ha dedicato la sua vita alla prossima. Questa cosa è da ammirare. Cioè è una persona che è andata a difendere non solo i curdi, perché come prima ho detto, Stato Islamico non è solo minaccia per i curdi. Grazie a questi ragazzi, a questi militanti stranieri a curdi, che da un paio di mesi che non sentiamo più attentati in Europa. È vero o no? Cioè prima non tanto noi vedevamo, sentivamo in Parigi questa, ma adesso grazie a di questi non vediamo. Allora questa rivoluzione, questo sacrificio va sostenuto, va aiutato, va visto, dobbiamo cercare di avvicinarsi, di vedere, di ascoltare di come si possiamo risolvere questo problema. Ma cioè, è questa che io voglio dire, che non bisogna girarsi dall'altra parte. C'è questa frase che nel libro che ho scritto, di Anna Arendt, che dice: la manifestazione del vento non è la conoscenza, è l'attitudine di discernere il bene dal male e il bello dal brutto. Quindi noi siamo qua e noi siamo consapevoli, sappiamo benissimo quale è il bene e quale è il male. E Lorenzo Orsetti non ha fatto nulla che ha scelto il bene, nonostante che era consapevole dei rischi, come ha scritto una lettera che ha lasciato 2 o 3 giorni prima che morisse, che ha lasciato questa lettera, che ha scelto il bene, ha ascoltato la sua coscienza, è andato a parte giusta, forse per qualcuno è anche sbagliato, però è andato, perché
bisogna combattere per la umanità, perché bisogna difendere le gente deboli, bisogna stare parte giusta. Questa è, penso, che la risposta giusta che posso dare. Volevo chiedere se ci fosse qualcuno che magari voleva chiedere qualcosa a Ben rapidamente. Sì. Viene fuori, insomma, una persona. Mi veniva di pensare, Ben, che sei stato costretto a fuggire perché ti hanno pensato militante politico. Se ti ascoltassero ora, diciamo, direbbero di sì. Direbbero di sì. Però ora lo è diventato. Perché la coscienza e la conoscenza della tua storia ti ha portato a... Cioè, veramente lui è fuggito non perché in quel momento stava militando politicamente, è stato... aveva delle amicizie, però è stato costretto a fuggire. E qui la conoscenza, la consapevolezza della tua storia, che lì non hai conosciuto, non hai compreso, non ti hanno fatto studiare, ti ha portato ad avere una militanza, posso dire che è globale, nel senso che questo, diciamo, è una visione globale che a noi spesso manca, che a noi spesso manca. Abbiamo invece una visione molto, molto, molto settoriale. Non so se c'è qualcuno che vuole... Ah, sì. Sì, Benjamin ha menzionato il problema anche in Turchia riguardo il problema di giornalismo, giornalisti accademici, diciamo. Recentemente adesso accademici hanno soltanto firmato una petizione contro il governo turco che hanno attaccato i curdi, il popolo curdi, hanno cominciato ad attaccare 2015 praticamente, diciamo, e poi questi accademici hanno firmato questa petizione dicendo che noi vogliamo pace e noi vogliamo il diritto umano per i curdi anche, e quindi hanno fatto questa petizione, hanno firmato quasi 2000, diciamo, accademici, no, 2000 mi pare, accademici hanno licenziato, e adesso alcuni hanno costretto, diciamo,
saranno in prigione. Uno di quello è già condannato per 3 anni, e questo è incredibile, solo chiedere la pace. E sua situazione ogni peggiore, diciamo, non migliore, peggiore, sempre peggiore. E quindi viviamo un mondo veramente terribile, non solo in Turchia, ma in tutti i paesi hanno i suoi problemi politici, economici, sociali, culturali, ma viviamo adesso un mondo forse per tutti è difficile, ma il popolo curdo proprio ha vissuto sua vita più difficile di tutto, perché almeno non hanno avuto nessun diciamo autonomia e diritti, e quindi io mi preoccupo per adesso veramente per Turchia, perché sta andando veramente dentro, diciamo, perché è un paese che poteva diventare un altro paese collegando fra curdi e turchi, e mi è dispiaciuto tutto, non so cosa dire di più. Grazie. Io chiuderei con avevo annotato mentre riguardavo il testo di Ben, penso che lo possiamo usarla come frase finale. Una domanda che lui si fa quando lui arriva da profugo, da clandestino, e quindi il viaggio è lungo, arriva in Danimarca, a Copenaghen, e il viaggio invece che lo riporta in Italia, perché viene espulso in virtù del trattato di Dublino, quindi deve ritornare nel paese dove ha lasciato, europeo, dove ha lasciato per la prima volta le impronte, quindi in Italia. E il viaggio che fa è in aereo, in treno, con biglietto. È un viaggio molto più breve, molto più corto. E quindi la sua domanda è questa, insomma. Chissà se senza armi, se senza aerei e treni, ci sarebbero stati i respingimenti. Cioè, loro arrivano da clandestini e sono respinti, ma arrivano qui e arrivano in Europa, in questa casa comune, per questo desiderio di libertà che stasera abbiamo voluto condividere attraverso queste letture diverse. E ci sono le armi, la parola delle armi è venuta fuori in tutto questo, in questo dialogare tra di noi. E questa anche prepotenza di un'identità sull'altra. Il vento è il vento che spinge ad andare e che spinge ad incontrare. Un libro sulle coincidenze, abbiamo detto all'inizio, e io penso che stasera sia nata anche un'altra bella coincidenza. A me sarebbe piaciuto chiedere a Benjamin che cosa è successo dopo la pubblicazione del libro, perché proprio la domanda che si fa un editore, dopo che l'hai chiuso comincia un viaggio. Io dico sempre, da mo vale, da ora parte il libro, non sai quello che può accadere e che può far accadere. Magari questa è un'altra cosa che ci racconteremo un'altra volta, in un'altra delle tante occasioni che ci daremo per parlare dell'umanità che vogliamo scoprire, uno guardando negli occhi anche l'altro. Grazie, grazie Maria, riporti i nostri ringraziamenti al direttore e a tutti quelli che hanno voluto ospitarci qua. Grazie. E grazie a voi.